Ciao a tutte ragazze, come state? Spero bene. Nuovo video vlog, come state? E niente, io mi sto guardando un video, ciao. Sto guardando Beautiful, ho appena mangiato, ho preso un caffè e niente. Credi che ci sia dell'altro? Chiunque abbia denunciato Thomas forse sa qualcosa che noi non sappiamo. Già. Questo non è possibile. Ma e quindi nulla. Cioè, che botta che fa mia nonna in armadio. Non ci saranno provvedimenti. Egoisticamente lo ammetto. C'è una parte di me a cui non dispiacerebbe se arrivasse no qualcuno comment. Che dicesse a Thomas: senti, questo non è l'ambiente sicuro che dovrebbe fornire un padre, e allora forse lascerebbe per questo. Carità. Così è. Sbagliato o no, Thomas non dovrebbe avere il figlio a tempo pieno. Oh sì, certo, Douglas deve tornare da me. È vero, deve tornare a casa. Che bella giornata che oggi, una bellissima giornata. E allontanarsi da Thomas. Cioè. Di nuovo, devo esserne sicura, ma ovviamente è stata... Che sono stata al dentista. Promettete di non dire niente a nessuno. Ho fatto riparare un dente. Servizio tutela di noi. Buongiorno. Vorrei segnalare un bambino in pericolo. Si chiama David Ford. È al 369 di Willow Hill Road, Los Angeles. Per favore, andateci appena possibile. Suo padre, Thomas Forrester, è instabile. Ciao ragazze, ciao a tutte. Rieccomi in un'altra clip. Come va? Spero bene. Nuovo video, che criccio, perché no? Anche adesso. Allora, dunque, devo fare il letto, quindi voglio dedicarmi a fare un po' di compagnia a voi. E niente, quindi che bello, facciamo il letto insieme per una buona volta. E basta. Perché non fare il letto insieme? Sto zitta e faccio il letto con voi e poi metto a fare altre cose ancora. Buona visione.
Ed voilà, ecco qua, il letto è fatto. E non è più come era prima, che era tutto un disordine. E niente. Io adesso tra poco mi faccio una bella doccia, anche se lo ciclo, perché non è detto che anche se uno lo ciclo non si può avere una bella doccia, perché veramente sto sudando come se non ci fosse un domani. Quindi ecco perché vi dico sempre, quando sono mestruata tante volte, cioè quando lo ciclo, doccia me ne faccio oppure no, però a me non mi va, quindi me la faccio poco e niente, però è sbagliato. Adesso non siamo più nell'800, non sarà proprio per fare la doccia, non vedo perché io non la devo fare. E vabbè, ci sta, anzi non è che ci sta, vabbè, siamo capiti insomma, se non voglio essere troppo misteriosa. Ho paura a farmi la doccia quando c'è il ciclo, perché ho paura di perdere il ciclo, cioè di passare il ciclo, però è così, sarà una stronzata, non lo so, ma è la verità ragazze, cosa volete che vi dica? E niente. Allora, cosa volete fare adesso? Fammi la skincare, corpo e viso. E poi niente, vi ritrucco, almeno questo per vedere in video, o se no me ne frego, non lo so, ma così non posso stare con questo sporcizio che è nel corpo. Ci vediamo un altro momento, che ne dite? Perché già sto sudando il mio. Poi vedete questa maglia qua. No comment. Ho bisogno di una bella lavata, dai, non c'è nulla da fare. E niente, io adesso proseguo per farmi la doccia e non lo so, ci vediamo dopo, ok.
dopo. Allora, rieccomi, docciata, tutto quanto. Non ho messo la crema perché non mi andava. Per un confronto, sono già a posto. Mi sento tutta bella, scialla, pulita e a posto. Niente, ragazzi, ho fatto per la skincare. Non è nulla di che, ovvero mi ho fatto la doccia. Non ho lavato i capelli perché non mi andava. Almeno una bella doccia al mio corpicino me l'ho fatta. E sono a posto. Nulla, ragazze. Oddio, cosa sto combinando? Sta qui, mia nonna. Sempre una ce n'è. Vabbè. Quindi, nulla. Vi ho accennato che oggi sono stata al dentista. Non lo so. Forse ve l'ho detto prima nell'altra clip. Non ho idea. Comunque ve lo dico. Sono stata all'estetista. Sì, dall'estetista. Dal dentista. E mi ha messo a posto un dente, dovrei mangiare meglio. Se casomai quel dente poi facevo le corna, non dovesse più andare bene, lo devo togliere. Altro rischio in più, non lo so, ragazzi. C'è una paura boia, ma vabbè, dettagli. Ho acceso lo specchio qua perché voglio farmi le sopracciglia, ma mi sa che me le lascio così come sono. Anche perché, sì, lo so, non sono granché, ma non sono manco così brutte da dire rifattele, perché così non puoi uscire in video. Però io sinceramente mi sento di dire a me stessa, ma anche a voi, che le sopracciglia mi sa che non me le faccio, mi lascio così nature come sono. Tanto vabbè, non sono così, vabbè, un po' manca qualcosa da qui, non so se notate, ma manca un po', un bel po', ma dall'altra parte ancora un po' ce n'è, finché ce n'è va bene. E niente, se sentite rumore sottofondo, cose varie, è la televisione, ma vabbè. E niente, ho ancora dei pennelli da lavare perché, come se non ci fosse un domani, io lascio sempre qualcosa fuori posto in casa mia, cioè in camera mia, come tutto il resto della casa. E vabbè. E niente, che dire, ragazze mie. No, guardavo se la finestra era tutto a posto perché si è bagnata. Io la apro, ma l'ho aperta stamane, quindi non occorre. Perché quando c'è umidità tocca aprire la finestra e farla arieggiare un po', come è basilare. Apri la finestra per fare arieggiare un po' casa. E niente. Ok, spengo questa luce, tanto non serve. Non so perché la tengo accesa. Tanto c'è la luce della camera, cioè del lampadario. E niente. Come profumo io ho messo sempre il solito, cioè lui. Aspettate un secondo che ve lo acchiappo. Questo è il mio unico amore perché è il mio preferito. Da quando l'ho acquistato non faccio altro che utilizzarlo a destra e a manca. Non mi faccio il bagno, ma però, nel senso, non me lo metto troppo, però mi piace da matti e lo adoro. Poi se lo trovate in farmacia, perché l'ho acquistato appositamente in farmacia, ve lo consiglio ancora di più. E nulla. Volevo dire anche un'altra cosa, ma non ve la dico perché non so manco se sia vero o meno, però provo. Cioè, mi confido con voi come se fosse un diario YouTube. Allora, vorrei fare un video di più giorni, cioè un vlog, non dico troppo lungo ma neanche troppo corto, e farlo di più giorni, ma non ho idea se riesco, ecco perché non volevo riferirvelo, vabbè, ho detto la stessa cosa ma ci siamo capiti, perché poi ogni volta che dico una cosa poi faccio sempre testa mia. Sì, è vero, il canale è mio, le cose che faccio sono mie, ma se non faccio un video come piace a me, non sono mai contenta, quindi non so manco io cosa caspita combinare, cos'è sta roba che qui non ne ho idea. Ah, un ciuffo che parte dal mio chignon. Andiamo a posto. No, vabbè. E niente, ragazzi miei, io pensavo di continuare. Anzi, vorrei farmi le unghie, ma non ne ho voglia, quindi non me le faccio. Sarebbe stato interessante vedermi farmi le unghie, ma sono svogliata in questi giorni, non so cosa mi prende. Volevo fare altro, ma è già tanto che ho fatto il letto e anche, come dite voi, la doccia, ma quello è necessario perché se non voglio, come suol dire, puzzare.
sia a casa che anche quando devo uscire, è giusto che sia mattina che sera mi faccio la doccia, perché io di puzzare non ne voglio sapere. No, io me la rido, ma sotto sotto è brutto che uno ha i prodotti per profumare e non li usa, no? Che ne dite? Già. Sì, lo so, sto dicendo argomenti scontati e stupidi, ma è la verità, ragazze. O ci laviamo o puzziamo. Punto. Cos'altro volevo dirvi? Stasera, se mi ricordo, non lo so, lavo i pennelli. Ma non lo so, magari domani mi faccio vedere che sono già a asciuttare, magari asciuttano, non lo so, si asciugano, perché non si asciuttano, asciugano, domani saranno già asciutti, non lo so. E nel frattempo, in questi giorni, mi ho dato una bella spolverata con questo Victory spray con ammoniaca, effetto antipioggia con aloni, non lascia aloni, cioè voglio dire, questo qua della Texal. Non è male, lo uso anche per pulire i miei occhialetti e il cellulare, il tablet, quello che è, vabbè, tablet è da una vita e mezza che non ce l'ho, ma il computer lo utilizzo tantissimo, a partire anche da questo telefono che ho. E con questo mi ci pulisco sia il telefono che l'Apple, come si chiama? Il computer e il computer dell'Apple 13, non ricordo come si chiama, no. Vabbè, non importa, il computer, quello che ho per editare video, che ovviamente lo utilizzo solamente per guardare video o altre cose ancora. Comunque, questo è molto buono per pulirci qualsiasi cosa vogliate pulirci, che sia per tasteggiare la tastiera, ma anche per voi, i vetri, qualsiasi vetro voi vogliate pulire, questo è buono. Ma anche per le superfici in sé, tipo la scrivania, le cose così futili, non dico futili, vabbè, sì, tipo questo dove siete appoggiati voi è un similegno, un legno di scrivania, postazione, trucco, barra computer, non lo so come volete chiamarlo voi. Insomma, questo è quanto. E ce n'è? Ah, ecco, c'è scritto qua dietro, non lo vedevo. Vedete quanto sono rinco. Allora, 1 litro, vedete qua, vi è scritto 1 litro, già. E niente. Mi ho fatto la doccia con Gardenia o Allergan, non mi ricordo, non so se fosse Gardenia. Ne ho un altro finito, tanto poi lo butto, vado a gettare. Oddio, mi sembrava mia nonna, vabbè. Allora, questa è la Gardenia, bagno neutro doccia. Eh sì, questo qua. Questo mi piaceva dire, la profumazione che manco, non so chi se lo sogna, però a me piace impazzire e mi fa profumare tutto il corpo, anche quando non metto la crema. Yeah, e vai, che bella, sì. E niente, ragazze mie, mi ho messo a posto il mio letto, mi ho sistemato anche le cose più meno importanti, tipo anche il mio pantalone che mi metto sempre per uscire, il mio pantalone tuta barra leggings, che poi leggings non si può definire perché è un mezzo pantalone della tuta, però come leggings direi che ne devo cercare perché ne ho, ma alcuni boh, direi che non mi fanno impazzire. Io vorrei un vero e proprio leggings da portare e da scaldarmi anche. Vabbè, ce n'è uno, ma fa un freddo boia con quello che ho. Mentre questo che ho, aspettate un secondo. Allora, non so se. Vabbè, sì, dai, me ne frego. Eccomi qua, ragazzi. Allora, sarebbe questo. Questo ha una. Ho fatto veloce perché sennò vi annoiate, ma vabbè. Questo qui è simil, vuol dire cotone? Sì, cotone, non proprio lana. Allora, da qua si vede che c'è un po' di lana, ma non è proprio lana, è pile. Infatti, col pile non mi fa freddo per niente, anzi, si scalda bene, mi si scalda bene e sono a posto. Oddio, come l'ho messo adesso? Lo devo tutto risistemare. Allora, vedete qua? Qui c'ha dei ritagli di tasca bellissimi. Non so neanche che marchio sia, ma non importa. L'importante
ti scalda bene con ecco queste sono le tasche con questa rifinitura, questi qua è un non so se era il brand, che ne cavolo ne so, due tasche comunque do via due tasche qua, se volete mettere qualcosa dentro tipo fazzoletti, cellulare, chiavi, come volete voi. E questo qua è la vestibilità, questo è il dove lo indossate voi. Poi, vabbè, questo è il calzone in sé, cioè la tuta pantalone che mi piace un mondo. Allora, fate conto che peso 75 kg, non sto scherzando, e quindi mi ci vuole non più una small o anche di meno. Ma adesso sono ingrassata un bel po', quindi mi tocca di conseguenza a mettermi più cose. Vabbè, non sono molto ingrassata perché prima ero più grassa. Adesso, grazie a Dio, sto cercando di mangiare poco e bene e di meno. Quindi, vabbè, forse se mi alzo non si vede più di tanto. Però un pochettino sono dimagrita e mi fa anche tanto piacere. Non mi dispiace, anzi, un po' di peso l'ho perso. Comunque, questo è il pantalone che utilizzo quando esco di casa e si sto di una comodità, una confortevolezza unica che più mi scalda a morire. Confortevolissimo, caldo e avvolgente, morbido, buono. Un amore questo pantalone, che dire. Niente, io non so dove metterlo, perciò vabbè, al momento sì, lo rivado a mettere di là, ragazzi, torno subito. Allora, poi questa qua è l'altro giubilo che ho preso al mercato. E questo giubilo che ho preso al mercato mi sta piacendo molto. A me non piace, non lo fa impazzire. Non so chi l'ha visto, ma a me mi scalda tantissimo. Non lo metto più per uscire perché sinceramente non voglio che poi lei mi dica: ah, ma sembra una vecchietta. Sì, lo sto dicendo in un dialetto diverso dal mio. Una vecchietta, sto dicendo una vecchietta. No, non fa, vabbè. Comunque questo qua, vecchietta, non è veronese, mi pare di sì, comunque sì. Ebbene, questo qua mi piace morire, mi scalda tantissimo e non fa bene il freddo boia che ho quando sono senza questo. Capirete bene il perché. Quando me lo metto sto calda, confortevole e morbidosa. Non è stramorbido, ma mi dà il giusto caldo che mi ci vuole quando voglio stare a casa. Ecco tutto. Ah, dimenticavo, ha due tasche laterali, una di qua e una alla sinistra e alla destra. Ho detto quello che ho detto. E questo qui è il cappuccio. Quindi, ve lo consiglio se volete prendere una cosa per la casa. Va benissimo lo stesso perché vi conforta, vi dà caldo e soprattutto state comode. Ok, e niente, cos'altro dirvi? Oggi non ho fatto una ricerca, appunto, come al solito. Sto utilizzando parecchi profumini per la notte, perché io la notte a volte non riesco manco a prendere un minimo sonno, se non che utilizzo, oltre alla tisana, che intanto vi faccio, solo tisana e basta, perché tè se no mi fa veramente mi fa andare fuori di testa il tè, ovvero mi eccita il tè, non so cosa dirvi. Non fa nulla, però sì, mi dormo lo stesso, mi addormento, scusa, non mi si dice si dorme, mi dormo non si dice, mi addormento lo stesso, però se metto un profumo, ma dico un benedetto profumo che sa di lavanda, o come si può dire, sì, di lavanda propria stessa, e sarebbe questo di Rocher. Aspettate un secondo, ve lo faccio vedere. Ed è scorza d'arancia? Non lo so, mi sa di sì. Fiori d'arancia, pardon, e lavanda. Questo qui è la lavanda, è molto buono, ragazze mie. È veramente fantastico. Ha un profumo che ti avvolge. Ne dovete mettere poco, altrimenti non lo so io, ma mi infastidisce e non riesco a dormire. Con queste ragazze mi sento al settimo cielo. Mi fa dormire bene, mi fa riposare bene e mi fa fare anche tanti bisognetti. Comunque, a parte questo, ve lo consiglio. Questo è di. Sì, ve l'ho detto appena. Buonanotte, ciao Meli. E niente, questo è di Yves Rocher, ragazze, ed è fantastico. No, adesso non me lo spruzzo perché ho dato la spruzzata di Miss Dior, il dupe, però quando metto questo la notte, top.
Fenomenale. Poi ne ho un altro che mi ha regalato mio zio, ma lo metto poco perché, devo dire la verità, mi piace ma non da fare salti di gioia. Questo qua col busto di donna, nulla, non è male per niente, però ha un certo che di... vi deve piacere, se non vi piace non lo so cosa dirvi perché ha un profumo un po'... Sì, buono, ma non lo so, ragazzi. C'è qualcosa che non mi torna in questo profumo. Mi piace, ma è troppo stucchevole, ecco tutto. È stucchevole, io non riesco a mettermene tanto. Vorrei farmici, come si dice qua su YouTube, vorrei farmi immergermi tutta dentro il profumo e infriscarmi, ma preferisco le acque profumate a questo, perché questo, per carità, è buono, ma è troppo stucchevole. L'ho detto tutto. L'ho detto troppe volte e deve bastare avanzare. Poi, come profumo che io amo e sottolineo, amo la follia che prima disdegnavo e faceva veramente, per carità di Dio, non lo volevo neanche vedere. E i tesori d'Oriente aroma, come che? No, aroma terapeutica di tè verde e verbena. Sì, esatto. E sarebbe questo qua. Scusate, mi alzo un attimo a pigliarlo. Ed è tesoro d'Oriente, sì, quello l'ho appena detto, tè verde e verbena. Questo qua è buono. All'inizio lo skipavo un po', ma poi però ho detto, ma perché non provarlo un po'? Adesso è un bel po' che non lo sto più mettendo, ma quando lo metto, o d'estate, o inizio, si dice simil primavera, perché oramai il tempo è quello che è. Insomma, ragazze, mi sta piacendo tantissimo. Ma d'inverno lo metto poco, adesso lo sono qualche mese più che lo sto accantonando. Sì, 2022 l'ho comprato nel 2021-22, non mi ricordo. Nel 2023 l'ho messo qualche po' di tempo, 2022 idem, ma nel 2024 ancora nisba, niente da fare, non l'ho messo. Quindi non lo so, ragazze, lo vorrei riprendere e mettermelo, non dico a spruzzate di asfissiarmi, però una cosa decente di stare più profumata, eccetera. Quindi non lo so, lo vorrei riprendere perché sono troppo attaccata al dupe di Miss Dior, cioè sono innamorata del dupe di Miss Dior, ma non va bene a usare solo un unico profumo. Una volta ne usi uno, una volta ne usi un altro, altrimenti ciao proprio. E no. Mentre come altro profumo che mi piaceva, ma però vabbè, era il... non mi ricordo più. Buonanotte. No, ne ho talmente tanto. Ah, ecco qua, l'ho trovato, non lo vedevo. Malizia, malizia, bon bon. Sì, è del toilette. Anche questo è un deodorante. Non è proprio un vero e proprio aiuto profumo, ma è un deodorante. Anche questo non è male per niente. Ebbene sì, sì, è un deodorante che sa veramente il deodorante, non come certi profumi di deodoranti che appena li spruzzi ti fanno veramente no comment, non voglio dire cosa, però ci siamo capiti, non si può stare dell'odore che c'è con certi deodoranti. Invece questo, aspettate che ve lo metto qua, ci riesco, l'ho talmente consumato quanto mi è piaciuto che non ve ne sta più, non ce n'è più. Comunque buonissimo era. Guardate. Sì, si sente ancora. Un pochettino si sente. Sa proprio di Deo, mi piace da morire. Questo mi ha regalato la mia amica, sempre qua su YouTube, ovvero la nomino perché mi piace. È troppo bello il suo canale, andate a seguirla. Si chiama Stefania. Allora, il mondo di Stefania è bravissima, adoro. Se riesco la taggo, se no cercatela su YouTube. Il mondo di Stefania si chiama. Lei mi ha omaggiato di questo profumo bellissimo, adoro. Se non altro che te, aspettate, il primo bacio, sempre di Bon Bon Malizia. Non so, allora vediamo qua quanti ce ne profumi qua, forse uno o due, non mi ricordo. Allora sì, questo qua è il primo bacio e The Toilette Bon Bon Malizia, anche questo non è male. Anzi, vi devo dire la verità,
utilizzavo prima uno che l'altro, ossia prima questo e poi questo, a seconda dei miei, come dire, delle mie opzioni, delle mie scelte. Se mi andava più questo, usavo questo, se no andavo con questo qua. Però tante volte li mischiavo e ciao proprio, infatti. Ma comunque, raga, ha fatto una scelta, ragazze mie, questo profumo qui, buonissimo. E anche Stefania, grazie mille di cuore, mi è piaciuto davvero tanto il pensiero, veramente fatto col cuore, grazie mille. Non lo so, forse perché capito il pensiero, non lo so, però ti ringrazio veramente. Hai letto nel pensiero, si vede, perché profumi così oggi non so se se ne troveranno ancora, ma giuro che, oddio, mi stava cadendo in testa sto coso del profumo. Ok, lo metto qua e niente. Quindi, io i profumi che vi ho tutti elencato qua sono quelli che mi piacciono di più. Allora, la lavanda, vi ripeto, lo metto per dormire e vabbè, ma non sempre, mentre i... Come si chiamano? I tesori d'Oriente, il Miss Dior, che è il dupe, lo utilizzo per uscire. Tra le tesori d'Oriente che l'ho accantonato, anzi quasi accantonato, perché nel 2022-2021 lo utilizzavo. Utilizzavo anche carcade e... come si chiama? Carcade, ibisco e carcade di Tesor d'Oriente. Ibisco e carcade di Tesor d'Oriente erano il mio profumo preferito. Quindi, raga, andate sul sicuro. Se volete un profumo come i Tesori d'Oriente di ibisco e carcade, top, fenomenale, ci piace. Bene, ragazze, era tutto per oggi e ci vediamo domani mattina o domani pomeriggio. Un bacio e niente, a domani o domani pomeriggio, perché stasera per adesso voglio registrare altri video e non so manco se riesco a caricarli perché sapete, sono pigra a registrare i video. Preferisco più guardarli stavolta che caricarli, che registrarli. Sì, ragazzi, non ci posso fare niente. Voi direte: ma non ti piaceva più fare registrare più video? Sì, è vero, però c'è anche questa voglia di smania, voglia di, non so come si dice, sì, di guardare più video che fare i miei. Oddio, cosa stavo combinando? Quando mi muovo io faccio danni, vabbè. Niente, ragazzi, questo era tutto e a domani a domani pomeriggio, appunto. Comunque, sempre questi giorni vi devo registrare tanti bei video. Se riesco, questi giorni, appunto, faccio anche videoblog e basta. Ciao. A dopo, anzi, che sarebbe domani, voi lo vedrete chissà tra quanto, ma vediamo perché questo video sta già diventando troppo lungo. Ciao!